anche di coraggio e anche ti è piaciuto anche come di look, diciamo, come si sono vestiti, come ti è piaciuto? Sì. Senti un po' che diceva lei, non che, solo su loro, eh. Su che cosa? Sul podio, che volevo. Ma sul podio. Beh, ma ha messo lui però sul podio. Valeria. Mi ci ha messo lui. Io potevo stare anche là, comunque no. Ma qui io vorrei più dire, forza. Io vorrei dire ad Amadeus di dare delle regole, cioè è la canzone che è importante, non è il look. Che vengono vestiti con le reti, mezzi nudi, con le cose. È lo stesso. Basta, basta. C'è un limite, cioè, un limite, anche perché poi il maschietto, insomma. Vabbè, non ma andiamo oltre. Perché... Ah, ecco. Hanno esagerato? Hanno esagerato? Sì, un po' era esagerato, perché... Vabbè, i tatuaggi, che sono tantissimi, ho visto, poi me lo faccio pure io. Ma è perché è di moda. Ma però il fatto che sono vestiti male a volte anche. Quindi che regola metteresti? Appello Amadeus, che regola metteresti l'anno prossimo? Che tutti, io spero, tutti penso, speriamo che ci sia di nuovo Amadeus dopo un successo come questo. Senz'altro. Bisogna convincerlo però, eh? Bisogna convincerlo. Cosa vuoi dire Amadeus per il regolamento sugli abiti? Ecco, facciamo la regola. Iscrive allora quel contratto, non lo so come funziona qua. Che responsabilità mi stai dando? Comunque, Amadeus, per una favore. Divisa uguale per tutti. Una... Top, no, uguale, no, il collegio. No, no. Però vestiti... un'idea? Un'idea? Mostrare i peli, non una, lo so. Che una cosa... serata solo radio, che si sentono solo canzoni e non si vedono. Che tipo The Voice. La radio, ma però, The scusa Voice. Valeria, The Valeria, Voice. Però un festival dove non puoi discutere sui vestiti. No. Non è un... Bianchini, qua no. Che fa? Perché? Si può discutere sui vestiti. No, ma d'accordo, ma esagerano. Ma quello devono fare. Ma no, non vabbè, c'entra la canzone. No. È troppo. A volte... gusto, petti nudi e canotte, forse al festival di Sanremo si possono evitare tutto qua. Poi l'uso, no, io l'ho amato quello in canottiera, Truppi, numero mazza, uno. Bravissimo, bravissimo. Come ti viene in mente? Ieri con Vinicio Capossela, anche lui, non so se ti è piaciuto. No, non ti è piaciuto, ok. Ma neanche Vinicio Capossela va bene, scappa. No, vabbè, ragazzi, no, io mi ricollego a lei. Tanto c'è Donatella, è di buon gusto, sì. Ha ragione. È vero, ha ragione. Gusto. Gusto chi lo decide? No, di buon gusto. Ma anche no, per se stessi, voglio dire. Di andare un minimo di decenza, ecco. Ma chi è che non ti è piaciuto? Leggerezza, chi è che non mi è piaciuto? No, mi è piaciuto, allora, il ragazzo che era a petto nudo, quell'altro che stava in canotta, che manco mio padre quando ha fatto casa. Sì. Anche allora, allora. Donatella Rettore, in collegamento Donatella. Donatella, ciao! Donatella. Guarda Donatella, ciao, arrivi al momento giusto, eh? Perché? Donatella, ciao. Volevo sentire la tua su questa, perché tu sei sempre andata contro le regole, sei sempre stata anche sfrontata, no Donatella? Che ne pensi tu? Valeria dice, e non solo Valeria, qualcuno ha esagerato, non, forse volevano dire non hanno rispettato... il festival e l'abbigliamento. Perché la voce, che la canzone, la musica, ma no il vestito, ci bisogna nudo poi, perché scherziamo? Tutte certo. Con le retine, mi spiace contraddirla perché io la adoro. Sì. Ma Sanremo è un grande circo, per cui il vestito, la canzone, il trucco, le scarpe, dovremmo... Allora dovrebbe essere un altro Sanremo, dovremmo andare tutti quanti vestiti in tuta e scarpe e cantare, questo sarebbe molto bello. Io dico che si vestono, che non c'entra niente la canzone, è per essere estrosi, diversi, ma sono un po' conciati, hai capito? Sembra che vengano da casa, che hanno messo in posto la macchina e sono arrivati al festival. Stiamo vedendo un'icona. Consiglio, qualcuno che abbia delle regole.